Anche la cura del verde è in programma nell'amministrazione comunale. Sì, ovviamente è molto importante la cura del verde, soprattutto in questo periodo, in quanto ovviamente i giorni alternanza di pioggia e di sole fanno crescere ovviamente l'erba anche nei cigli stradali, oltre che nei parchi. Stiamo provvedendo, in questo momento stiamo facendo lo sfalcio in varie aree della città, a San Lazzaro proprio oggi stanno sistemando le ultime cose, ma sono partiti e sono in corso anche i tagli degli sfalci dei cigli stradali attorno alla zona dell'ospedale e lungo la viabilità principale, quindi lungo le zone di pertinenza comunale nelle strade principali, quindi la statale 16, statale 3 e insomma tutto quello che riguarda la Bratella sud eccetera. Ovviamente questi lavori sono fatti da ditte che abbiamo individuato e che fanno appunto lo sfalcio meccanico lungo i cigli stradali e lo sfalcio a mano nelle zone dove ovviamente non possono andare con altri mezzi. Sono interventi che occupano circa una parte importante del nostro budget. È chiaro che avendo delle risorse non importantissime, non inesauribili, cerchiamo di concentrare, di fare uno, massimo due tagli all'anno, e quindi abbiamo aspettato questo periodo appunto perché fosse quello, abbiamo stimato che sia quello migliore per fare un taglio, diciamo, unico che ci porti fino all'estate.